Le scarpe sono un capo d'abbigliamento importante che ci può dare delle informazioni utili sulla persona che le indossa, soprattutto per quanto riguarda le donne che hanno, diciamo, sensibilità poi nella scelta della scarpa. Ovviamente dobbiamo fare riferimento a situazioni in cui la scarpa non abbia un'utilità specifica, perché se una persona deve fare una scalata in montagna, è ovvio che deve per forza utilizzare quel tipo di scarpa. Se invece dovrà fare una gara di ballo, dovrà utilizzare un altro tipo di scarpa. Quindi è importante, diciamo, osservare la persona in un contesto neutro, dove potrebbero essere indifferentemente utilizzate varie tipologie di scarpe. E che cosa indicano le scarpe? Beh, intanto indicano il grado di estroversione della persona e estroversione anche intesa nel senso di voglia di apparire, voglia di farsi vedere, voglia di farsi notare. E quindi eventualmente possono, diciamo, da un certo punto di vista far trapelare, diciamo, alcune insicurezze interiori. Ad esempio, una donna che utilizza scarpe molto aggressive, con il tacco molto alto, con magari il laccio sulla caviglia, un qualcosa che faccia focalizzare la nostra attenzione proprio sul piede, su quella zona, e diciamo esprimano una femminilità ma di tipo aggressivo, ci danno alcune indicazioni. Intanto che è una persona che vuole esibire la sua femminilità, che ha una femminilità anche da un certo punto di vista un po' maschile, un po' aggressiva, e quindi che si manifesta verso gli altri, soprattutto verso il maschio, con l'idea, diciamo così, di predominanza, l'idea di voler gestire la relazione. Ecco che però questo tipo di donna alla fine, diciamo, si andrà proprio a coinvolgere con le persone, con i maschi che, superato il primo impatto, sapranno essere dominanti nei suoi confronti. È un po' come dire, io ti dimostro la mia potenza in modo tale che tu mi fai vedere chi sei e mi fai vedere che sei capace di dominarmi da un certo punto di vista, perché è quello che io cerco. E questo, diciamo, che non viene recepito da molti maschi che invece tendono, come dire, a mettersi in posizione down, in posizione zerbino sottomesso da un certo punto di vista. Questi verranno utilizzati, ma non faranno innamorare questo tipo di donna. Abbiamo poi la donna diametralmente opposta, che utilizza invece le scarpe tipo ballerina o facsimili, senza prive di tacco, che sembrano delle scarpe prive di personalità, anonime quasi, e questo è l'altro tipo di donna, la donna diametralmente opposta, che diciamo determina attraverso l'utilizzo di questa scarpa, fa capire che si esprime, che si rapporta nel mondo con una certa introversione, cioè vuole passare inosservata, non vuole farsi notare. E apparentemente ha anche una insicurezza di fondo e probabilmente, apparentemente, quando si interagisce con gli altri si dimostra timida, ma questa timidezza è soltanto la maschera, diciamo, di una forte aggressività e avversione verso il sesso maschile, e quindi sono le classiche acque chete che però poi vengono fuori, diciamo, anche in espressioni abbastanza marcate di aggressività in certe situazioni, non tollerano
Non tollerano, ad esempio, il fatto che un uomo possa interagire con altre donne, per cui in realtà poi manifestano una forte gelosia, che resta nascosta perché viene, come dire, esternata esattamente la parte opposta, la parte inversa. E poi ci sono situazioni invece che sono, diciamo, una via di mezzo. Quindi non l'eccesso, diciamo così, di esibizione né l'eccesso di anonimato, ma donne che cercano comunque la scarpa raffinata di classe da un certo punto di vista, cioè nel senso che cosa vuol dire la scarpa di classe? Vuol dire che non è, diciamo, un'esibizione ostentata né una non esibizione ostentata. E quindi rappresentano una sorta di equilibrio, diciamo così, tra la femminilità e anche come dire, la caratteristica maschile di dominanza che è presente comunque in ogni persona. Ma rappresentano maggiormente un equilibrio interiore e una capacità migliore di rapportarsi con il maschio, cioè in modo più armonioso. Poi c'è un capitolo invece a parte per le donne che amano utilizzare lo stivale. Lo stivale, diciamo che copre, è coprente, e quindi rappresenta una protezione. Si può scegliere, diciamo, la motivazione logica di dire che ti copre, ti protegge dal freddo, ma in realtà ti protegge anche dalla sessualità, perché va a coprire quella parte, diciamo così, di piede che si infila dentro alla scarpa, che rappresenta praticamente simbolicamente un rapporto sessuale, visto che la scarpa è un simbolo femminile di ciò che accoglie, mentre il piede che entra dentro è un simbolo maschile. Lo stivale copre questo, quindi, come dire, va a proteggere da un rapporto. Quindi spesso sono donne che in qualche modo temono un po' la sessualità. Poi, vabbè, ci può essere una questione di moda, per cui alle volte vengono utilizzati anche per una questione estetica, però qua parliamo di tendenze prevalenti. È ovvio che, come dire, se fa freddo e piove, se uno si può mettere lo stivale, se c'è. Poi questi fattori sono condizionati molto dalla moda, però è la scelta. Prevalente, come dire, l'attitudine, ciò che ti piace, ciò che ti senti, è un qualcosa che esprime anche dei tratti a livello comportamentale di ciò che siamo e di ciò che ci piace fondamentalmente. L'abbigliamento è un modo di rapportarsi con il mondo, come rappresentiamo noi stessi in un mondo esterno. La scarpa è un accessorio dell'abbigliamento fondamentale, molto di più di altri capi, anche perché viene notato di più, solitamente, diciamo, esprime molto di più quelle che sono le nostre tendenze. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, ciao!